Oggi finalmente si giunge a compimento di quest'opera. Al di là delle divisioni che hanno contraddistinto il dibattito degli anni passati, credo che oggi, nel momento in cui tante spese sono state affrontate, sia giusto da parte di tutti, amministrazione, opposizione, tutta la cittadinanza, dare il giusto peso, il giusto valore a quest'opera e fare in modo che possa essere sfruttata nel migliore dei modi, nel modo più efficace, a servizio della cittadinanza di Castelgoffredo e non solo. Quindi grazie per una presenza così nutrita, io sono lieto che comunque a Castelgoffredo possa offrire un servizio così bello e comunque con un impianto che è veramente all'avanguardia, quindi benvenuti a tutti e soprattutto che tanta gente ci sia nei giorni, nelle settimane, nei mesi a venire. Grazie e buona giornata a tutti. Oggi 13 luglio 2013, finalmente diamo corso all'apertura, all'inaugurazione della piscina comunale di Castelgoffredo, un'opera che ha, ahimè, scatenato un forte dibattito, però finalmente siamo contenti di poter rendere l'opera disponibile al pubblico. È sicuramente un impianto natatorio di livello notevole, di gran lunga il più avanzato, il più moderno nei dintorni. Ci auguriamo che questo possa non solo garantire un adeguato servizio a tutta la cittadinanza di Castelgoffredo, ma possa essere un'occasione di richiamo per molti utenti anche dai paesi limitrofi e non solo. Abbiamo, credo, piscina unica in tutta la Lombardia, anche un sistema di allenamento su una delle corsie della vasca destinata al nuoto, che è in grado di fare una serie di simulazioni, quindi credo questo sia un ulteriore elemento per suscitare la curiosità dei possibili utenti. E ci auguriamo che siano in molti a venire a provare questa emozione. Sono il legale rappresentante della società che gestirà il neo impianto appena aperto di Castelgoffredo. L'impianto si compone di due vasche coperte, una vasca da 25 metri e una vasca didattica. È una vasca scoperta con un ampio parco estivo. Dal punto di vista gestionale, la nostra intenzione è quella di poter gestire al meglio l'impianto. Durante il periodo estivo, oramai mancano solamente 40 giorni alla fine dell'estate, fare svolgere sia dell'attività ludica che di nuoto libero nella vasca esterna. Per quanto concerne invece il periodo settembre 2013 a maggio 2014, provvederemo all'organizzazione di tutti i corsi, dai corsi bambini, baby, ai corsi adulti, ai corsi anziani, sia per il nuoto sia per la ginnastica in acqua. Ci saranno sempre due corsie disponibili per il nuoto libero durante tutta la fascia oraria d'apertura. L'unica mezza giornata in cui ci sarà una chiusura per turno sarà domenica pomeriggio. E ci auguriamo che la cittadinanza risponda bene alle nostre sollecitazioni tecniche e noi cercheremo di lavorare al meglio. Insieme alla PGS Partners, la società di ingegneria dell'impianto di Castelgoffredo, con me ho il dottor Plona della Italy Impresa, amministratore delegato dell'impresa capofila dell'ADI, e il dottor Paffi che è responsabile commerciale di AET Europe Piscina Castiglione. L'impianto è stato realizzato in 14 mesi, sono stati rispettati appieno i costi che ammontano a un totale di 4 milioni di euro, quelli stanziati dal comune. Struttura all'avanguardia per quanto riguarda l'aspetto strutturale, antisismico, isolamento termico, acustico, comfort, le più moderne tecnologie per quanto riguarda gli impianti natatori. È un impianto totalmente realizzato da imprese bresciane e mantovane e anche chi ha operato all'interno del cantiere. Sono stati rispettati i tempi effettivi di costruzione. La superficie è di circa quasi 4.000 metri quadrati costruiti, ha un cuore tecnologico per la parte natatoria nell'interrato e un cuore impiantistico nella parte superiore. Massimi standard per quanto riguarda la tecnologia e l'ingegneria dei centri natatori è uno degli aspetti che ci rende più
orgogliosi il fatto di averlo potuto fare in termini brevi nonostante un periodo molto difficile per l'edilizia. Il dottor Paffi adesso vi spiega alcuni aspetti fondamentali di una delle imprese eccellenti di questo territorio, perché Piscina Castiglione è leader mondiale nel suo settore e questo è un aspetto anche importante. A Castelgoffredo hanno operato aziende del territorio, progettisti del territorio, che però sono delle eccellenze del territorio. Come referente commerciale di Piscine Castiglione IT Europe, do il benvenuto a questa prima giornata di inaugurazione del nuovo centro natatorio di Castelgoffredo, che ci ha visto partecipa appunto di questa realizzazione e che ci vede molto contenti di questa bella riuscita. Piscine Castiglione è una società che opera in 61 paesi del mondo e realizza circa 2000 piscine in un anno, di cui 300 piscine pubbliche come questa che state vedendo, quindi una piscina pubblica al giorno. In questa piscina vicina alla nostra sede, quindi consideriamo una piscina di casa, sono state utilizzate tutte le migliori tecnologie a nostra disposizione. Le piscine sono state realizzate tutte interamente in Mirta, una nuova tecnologia che permette di costruire le piscine con acciaio inox al posto del tradizionale calcestruzzo, e una serie di accessori quali le nuove testate amovibili con i nuovi blocchi di partenza Mirta Track Start. Sulla corsia centrale il nuovo sistema di allenamento a LED, a striscia LED, Virtual Trainer, e anche una serie di accessori fuori che arricchiscono la vasca polifunzionale, quali le fontane cervicali, le isole foam, i lettini idromassaggio, il tutto per arricchire nel migliore dei modi le piscine esterne. Siamo qui a inaugurare questa bellissima piscina. Io vorrei fare un ringraziamento innanzitutto a tutti i consociati, perché l'Italia Impresa è capogruppo di questa cordata, dove ci sono gli impiantisti, ci sono i progettisti, c'è addirittura anche il gestore. Siamo contenti di dare realizzazione di questo impianto, per noi è uscito molto bene, abbiamo sempre avuto una collaborazione dall'inizio con tutti, anche col gestore, per cui diciamo che il risultato finale è ottimo. Abbiamo rispettato i tempi, come diceva il progettista prima, nonostante purtroppo abbiamo avuto una primavera molto, molto piovosa, dato il fatto che a febbraio qui c'erano 40 cm di neve e noi stavamo posando la copertura. Ce l'abbiamo messa tutta e tutti, il risultato era questo, e oggi siamo qua tutti a far festa e siamo contenti. È arrivato il giorno dell'inaugurazione della piscina comunale, siamo felici, è un'opera costosa ma che porterà i suoi frutti soprattutto per i cittadini di Castelgoffredo per quanto riguarda la possibilità di avere un servizio nuovo, quello della piscina comunale, uno spazio sia interno che esterno. Beh, come assessore allo sport, pur diciamo così, sottolineando il fatto appunto della difficoltà del periodo poco facile per le famiglie, pensiamo che questo si possa anche essere un motivo di aggregazione per lo sport e quindi anche per tutti quei ragazzi che hanno voglia di cimentarsi in uno sport nuovo. Questo va un po' a completare anche tutte le attività sportive che anche qui vicino alla piscina ci sono già, il palazzetto comunale e anche tutto il centro sportivo legato alle attività del calcio. Ci auguriamo che con l'aiuto di tutti, con tutta la polisportiva e tutte le persone che si occupano di sport, ci sia la possibilità di utilizzare gli spazi al meglio, sfruttandoli al meglio e dando la possibilità a tutti di sfruttare questi spazi, dando un beneficio anche al paese, perché avere strutture di questo tipo possono essere anche motivo di attrazione per altri paesi e quindi speriamo di far girare l'economia qui a Castelgoffredo.